Estate insieme, un'iniziativa promossa dal comune di Lecco con l'appoggio di numerose associazioni per aiutare gli over 60 a sentirsi meno soli proprio nel periodo delle vacanze, quello più difficile, quello dove magari i parenti partono, dove si ha davvero bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un appoggio. Più di 30 iniziative da giugno a settembre, tutte molto partecipate. Questa iniziativa ormai è attesa come tutti gli anni, insomma, dagli anziani della città, perché è un'iniziativa che stiamo realizzando da già qualche anno. Dentro Estate Insieme Over 60 c'è il contributo di tante realtà cittadine che si occupano di anziani, in modo particolare l'ADA, la VPL, l'ANTEAS, l'AUSER, Uniamoci contro il Parkinson e il Centro La Fonte di Maggianico. Insieme studiamo questo programma coordinato in modo che ci sia una varietà di iniziative e che le stesse non si sovrappongano. Lo scorso anno 1.400 accessi, un numero molto elevato, Sì. significa che davvero questo progetto piace agli anziani lecchesi. Piace perché appunto le proposte sono varie, c'è la possibilità di fare cose in città più tranquille, a misura delle persone anche che fanno più fatica a uscire di casa o comunque a star fuori tante ore durante la giornata, ma anche proposte molto allettanti e impegnative dove si fanno delle escursioni, delle gite culturali anche fuori città, dove l'impegno è anche di alzarsi molto presto la mattina e rientrare tardi. Da sottolineare che si cerca sempre di promuovere lo scambio tra generazioni con il coinvolgimento anche dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti. Esatto, questo che è un po' uno degli aspetti tipici di questo nostro centro del Giglio, come avviene durante l'anno, dove lavoriamo anche tanto con le scuole superiori, adesso invece sono chiuse, quindi con loro non è possibile collaborare. Continuiamo invece con altre fasce di età, quindi con i bambini della scuola materna, con i più piccolini dei servizi prima infanzia del comune di Lecco, con l'oratorio estivo di Pescarenico, e quindi abbiamo creato delle opportunità dove comunque dentro il programma dell'estate si possa continuare a stare insieme tra generazioni diverse, perché questo è un po' il valore aggiunto di molte nostre proposte. Con la valorizzazione del parchetto di Via Fragaldino. Esatto, perché da quest'anno a maggio noi abbiamo partecipato a un altro progetto del comune, che è il progetto Bene Comune, e abbiamo fatto un'iniziativa legata allo yard bombing, Intrecciamo la città, dove abbiamo abbellito il parco con dei lavori fatti in lana, anche qui coinvolgendo diverse realtà, diverse fasce di età, cosa che è stata poi realizzata a maggio anche in altri punti della città. Per quanto riguarda Pescarenico, l'abbiamo fatto nel parchetto qui dietro e l'idea è di continuare a utilizzare questo parco perché veramente sia bene comune e gli anziani possano andare a sedersi sulle panchine, a chiacchierare, i bambini a correre nel prato, a giocare, saltare. Quindi alcuni appuntamenti sono in questo parco. Un appuntamento che vuole lanciare. L'appuntamento di fine estate che quest'anno faremo all'oratorio di Bonaccina, dopo averlo fatto per 2 anni all'oratorio di Maggianico, segna un po', diciamo, la tappa finale, la conclusione di quest'estate. E poi invito tutti a consultare comunque la brochure e il programma e scegliere quello che è l'appuntamento più importante in base a come si è fatti, insomma.